Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un unboxing, forse il primo che vedrete sul canale. Vi faccio vedere, a parte lo studio che si intravede, vi faccio vedere il pacco che è appena arrivato dalla Kronos. Stiamo parlando di, vedete scritto qui, Encased, il nuovo gioco. Questa è la spedizione direttamente da questa azienda. E ora andiamo ad aprire il pacco. Ovviamente cerchiamo di aprirlo senza rompere la scatola perché mi sembra veramente ottima. Cosa c'è all'interno? Sembra fatta veramente, veramente benissimo. Adesso cerchiamo di non... anche molto leggera, devo dire. Adesso estraiamo. Guardate che bella. Che spettacolo. Adesso togliamo. Desidero ringraziare Nicole, la PR che mi ha consentito di ricevere questo test kit di questo gioco, di cui vedrete poi in seguito anche il gameplay. Andiamo ad aprirla perché veramente sembra veramente interessante. Vediamo se riesco ad aprirla. Ok, mamma mia. Vediamo, inquadra bene. Questo è, vediamo un secondo che cos'è. Questa è una mappa. L'agenzia di reclutamento. Con tutti i progetti. Ok. Dietro c'è un poster che magari potrebbe finire anche qui. Anche qui in studio. Ok, andiamo avanti. Lo appoggiamo momentaneamente qui. Questo è un cartoncino, nulla di che. Vediamo un po' cos'è questo. Encased, logo del gioco. Chili con carne. È una razione di sopravvivenza probabilmente. Sì, questo è chili con carne, ma io non me l'aspettavo una cosa del genere qua. Lo mangiamo, ce lo proveremo, tanto scade ad agosto 2023, quindi avremo modo di testarlo. Abbiamo una scatola di metallo marchiata Cronus, sempre Fondazione Cronus, con all'interno un sacchetto. Vediamo. Ah no, non è un sacchetto, è... È un banner, insomma, una tendina da mettere. Ok, torniamo a inquadrare la scatola, questa poi la pieghiamo dopo perché abbiamo aperto anche questa bellissima scatola. Comunque, questa è Recruit Agency. Vediamo un po'. Beh, iniziamo da questo che mi sembra un po' più facile da togliere. Sembra vero pesante. Una Monster Energy Export. Chissà che magari non ce le ritroviamo anche in gioco queste bevande. Bella la collezione, non verrà mai, per quanto io sia un fan della Monster, non verrà mai bevuta. Ora, vediamo che cosa c'è qua dentro. Sembra un po' problematico aprire, ma qua avevo già... Ok, c'è uno sticker. Allora, vediamo un po', sembra un po' problematico da togliere tutto quello che c'è qua dentro, ma andiamo con calma. Allora, ci sono. Questo è un biglietto di ammissione, un boarding pass, un singolo viaggio, probabilmente per la stazione di studio, insomma, adesso vedremo. Delle litografie.
qua è puramente politica. Freedom, democracy, freedom, yeah. Ok, molto bello. Cronos, un brief intro sulla guida, la guida iniziale del gioco, con tutte le varie spiegazioni. Questo me lo leggerò. Questo, come dicevo, uno sticker. Questo è un pass. Poi andrò a vedere anche che cosa cos'è. Adesso, scusate, ma sto cercando di togliere anche questa parte qui, che si è incollata sul fondo della scatola. Ci sono altri sticker. Sono tutti altri sticker di gioco. Davvero carini. Dovrebbero essere gli sticker delle varie fazioni, credo. Sono riuscito a togliere tutti. NC, vediamo perché dovrebbe mancare. Ecco l'ultima parte, che è la penna USB della Kronos encased con il marchio del gioco. Dovrebbe essere tutto, credo, sì. Quindi a questo punto andiamo a rimballare la scatola. Veramente ricca di contenuti. Adesso poi sistemerò la bandiera. Eccola qui, la richiudiamo. Ed eccola, è ora il tempo di dedicarci un po' al gameplay del gioco. Ci vediamo in gioco, ovviamente. Ed eccoci qui, all'interno del gioco. Vi chiedo scusa per la qualità un po' bassa, sia dell'audio che del video dell'unboxing, ma onestamente era la prima volta che ricevevo un press kit e soprattutto un press kit così bello. Ringrazio ancora una volta i PR, gli sviluppatori, insomma il distributore e tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo video. Ora siamo all'interno del gioco e vi anticipo subito che non è semplice. È un gioco in inglese, ma talmente bello e intrigante che credo che un giorno verrà tradotto, o dagli sviluppatori o da qualche gruppo amatoriale. Ne sono sicuro perché è veramente bello, bello, bello. Nulla vi vieta di giocarlo. È un inglese che non è sicuramente ai livelli di Disco Elysium come complessità, ma con un buon traduttore potete magari tradurre quei termini un pochino più profondi, un pochino più di descrizione, perché il gioco è parecchio descrittivo, ma anche doppiato comunque in inglese e non è eccessivamente difficile da comprendere. Allora, ci troviamo. Adesso io vi ho saltato quello che hanno mostrato praticamente quasi tutti online, la creazione del personaggio, che è veramente molto lunga. E gli inizi in cui vi trovate all'interno dell'ascensore, quello l'avete sicuramente già visto se vi siete informati su questo gioco. Quello che voglio mostrarvi sono i vari menu, l'interfaccia, e io sono arrivato in questa stazione, la Concord Station Terminal. Poi vabbè, c'è la DOM, quindi siamo sopra la DOM, se non sbaglio. Ed era quella mappa che abbiamo visto all'interno del press kit. Quindi la Magellan Station è il luogo in cui sono stato indirizzato io, che raggiungerò a breve. Perché sono stato indirizzato lì? Perché io ho scelto un personaggio di classe, diciamo di visione bianca, che sono gli scienziati. Ho selezionato delle abilità di combat e di ho selezionato high tech weapon, quindi userò armi di alta tecnologia, quindi laser, e quindi mi sono stati dati 30 punti oltre a quelli che avevo già inizialmente, quindi sono già messo abbastanza bene. E per quanto riguarda invece gli applied, quindi le abilità di utilizzo di varie cose, ho messo il piloting, partivo con un 13, sono andato 43, e science da 32 a 62, sbloccando varie abilità, selezionandole, vedete che cosa raggiungete con i punteggi. Quindi io con Science sono arrivato a 62 nel complesso del mio personaggio, riesco a fare delle modifiche a high tech, riesco a fare
guadagnare 10% in più di esperienza, riesco ad avere più train in cose, diciamo, muscolari, anche se il mio personaggio non le ha tantissimo, perché ha un punteggio abbastanza basso di caratteristica di forza. Allora, qua abbiamo i punti vita, l'esperienza, siamo a metà verso il livello 2, gli action point. Il combattimento, abbiamo il nostro ingombro, adesso vi farò vedere anche l'inventario, le radiazioni, la fame, la sete e la fatica. Abbiamo vari punteggi di learning ability e un personaggio che non è diciamo fortissimo a livello fisico, ma impara in fretta. Abbiamo anche un buon punteggio di trasporto oggetti e poi qua sono tutte le nostre difese. La cosa interessante, vabbè, questi sono i perks. Ho preso Bossy, che praticamente mi dà un più 2 al carisma, meno 5 alla precisione, meno 25 al trasporto di peso, perché voglio basare tutto su comunque la risoluzione delle varie vicende parlando. E poi questo invece mi era già stato dato all'inizio. Abbiamo le stats e sono queste: muscle, quindi muscoli 1, percezione 8, budella 7, quindi tutto quello che influenza gli hit point, la rigenerazione, l'ingombro, insomma, di oggetti, la difesa, la fortitude, non so come tradurre, la robustezza, insomma, il melee weapon e il sopravvivenza. Carisma 8, brains 11. Mi serve molto per la medicina, le armi, high tech, la scienza. Deafness è l'agilità, la destrezza, insomma, 2, quindi sono abbastanza goffo. Fortuna 5 e psiche 6. Perché psiche? Perché la psiche ci sono anche i poteri psionici. Sono White Wing, quindi ho selezionato quella. C'erano gli Orange, che erano quelli ex carcerati, a cui viene data una possibilità. Perché in sintesi c'è questo Dom che viene scoperto nel deserto, che è un lascito di padri fondatori o da civiltà extraterrestre, non si sa. E gli umani ci hanno costruito queste basi sopra e vanno all'interno, ma all'interno, una volta dentro, non puoi più uscire, nessun essere organico può uscire. E quindi entreremo lì dentro ed esploreremo, studieremo le varie cose, le varie relic, le reliquie, insomma, che si troveranno all'interno. Poi vi mostro anche l'inventario. L'inventario è fatto così, quindi possiamo andare a equipaggiare le varie cose, vedete che hanno effetto, e la dotazione base comprende queste, le armi, comprende, non so cosa sia questo, un coso cinetico, insomma, anche le scarpe, e non comprende l'elmetto, quello mi è stato spiegato, quindi non si può, devo comprarmelo io a soldi. E all'inizio c'è tutta una serie di molto bella di accettazione, dove dovete passare nei vari uffici, dove vedete il 2, il 3, adesso sono al 4. Questo tizio qui mi ha spiegato un pochino come funzionano le armi, poi ha abbandonato la sua postazione e è andato qua. No, dovrebbe essere andato qua dietro, e noi qui ora dobbiamo fare un test di sparo, quindi usiamo il terminale. Prima di entrare in combattimento, assicurati di essere preparato. Controlla la vita dei tuoi compagni. Sono solo. Sposta le armi dall'inventario al slot della mano. Carica la tua pistola, la tua arma se necessario. Prepara medicine per i danni e fai un bagno di sangue. Adesso il computer mi parla, questo sono io, ho scelto io la mia immagine, vi fa creare anche la faccia. Benvenuti al Sherman Holographic Combat Emulation System. Per favore, selezionate un programma, inserisco l'alfa. L'immagine a schermo lentamente cambia, puoi vedere le linee che vengono riscritte una a una sul monitor. Sherman System Alpha Squad Enters the Battle. Procedi alla training zone. Ok, Encased ha un combattimento a turni. La sequenza di movimento dei tuoi nemici, alleati o di te stesso è determinato dall'iniziativa. Gli action point AP sono spesi per muovere, usare abilità e attaccare. Se dopo aver fatto tutte le tue azioni desiderate hai ancora alcuni action point rimasti, puoi spenderli aumentando la difesa, la classe di difesa, cliccando sul il cover button o il V.
o puoi finire il turno e salvarti i punti per il prossimo turno. Ok, questo sono io. Questo è un combattimento che ci tenevo a far vedere. È la prima volta che lo provo. Vediamo, abbiamo gli action point che sono 7. Possiamo decidere di sparare. Intanto qua vedete le abilità Ionization Energy Shot, che sono quelle che probabilmente sono dovute al a quel braccio, diciamo, robotico che mi sono montato, quel braccialetto psionico. Qua abbiamo delle abilità. Addirittura pensate che c'è la possibilità di lanciare i bulloni, ne ho zero al momento, per su dei tile per scoprire se ci sono delle trappole. Qua abbiamo uno scan, qua abbiamo la possibilità di scavare, che però ci richiede una pala che non abbiamo. Questa è un'abilità di forza per forzare qualcosa. E qua possiamo attivare lo stealth. Adesso qua vedete che possiamo scegliere l'arma. Io decido di vediamo, siamo qui, provo a sparare a questo tizio qui, ho il 100% di colpirlo e di fargli parecchio danno, quindi lo provo subito un po' alla XCOM. Ok, ho consumato parecchi punti, ne ho spesi 3. Posso sparargli ancora e porre fine alla sua. Ok, ho un punto, ma salto il turno. Potrei andare a spendere i punti rimanenti per aumentare la mia difesa, ma non lo faccio, voglio passare il turno, tanto è solo un addestramento. Qua vedete tutto il pannello dell'iniziativa, ora attaccano loro, si muovono. In ogni battaglia sarai circondato da oggetti interattivi, trappole, pozze di liquidi tossici, fiamme o barili di carburante che possono essere fatti esplodere con un colpo mirato. Tutto questo ti dà un vantaggio oppure complicare la tua vita. È un po' come Divinity Original Sin. Vedete che qua c'è qualcosa che si può sparare, una mina elettrica, ma vediamo che cosa si può fare. Questo potrebbe essere, no, voglio sparare a lui. Abbiamo 8 punti, vedete, perché ne abbiamo conservato uno dalla volta scorsa. Ho ancora 5 colpi, quindi devo ricaricare poi tra un po'. Però vabbè, intanto poniamo fine alle sue sofferenze. Mi tengo questi 2 punti. Ne avevamo 8, ne spendiamo 3 a ogni colpo. Quindi il prossimo turno potremmo fare un colpo in più. Ma probabilmente, se va come deve andare. Questo tizio vuole attaccarci da vicino. Voglio provare questo. Vediamo un po' se. Questo cos'è? Energy Shot. No, gli ho sparato. Ah, energy shot, ok, perché se io cambio l'arma mi diventa così, ok. Vediamo. Questo cosa fa? No, scusate. Psionic damage. Ok. Bene. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi posso parlare ancora con lui? Assicurati che non hai... Ah, ok, che non hai l'arma fuori quando inizia a parlare con qualcuno. Nessuno piace avere un'arma puntata sulla loro faccia. Disequipaggiare l'arma non è necessario. Basta cliccare con il sinistro l'icona dell'arma in basso allo schermo e il tuo personaggio la rimetterà nella cintura. Ok, quindi clicco... Dove cavolo si fa? Come cavolo si fa a mettere via l'arma? No, l'arma dovrei averla messa via, credo. Quindi posso parlarci. Botherby nods, grandly. You made it through training without making a total fool of yourself. Congratulations. I'll send a report up the chain about your completely... Hai fatto tutto senza l'allenamento, senza fare cavolate. Congratulazioni. Manderò un rapporto che hai completato tutto con successo. Sei congedato. E ora andiamo al punto 5. Il punto 5 credo sia, poi con L potete vedere le missioni che avete, le side quest, le companion quest, le fallite, perché alcune sono anche a tempo. E qua vedete il tempo, però è un tempo reale, quindi sto giocando da un'oretta, quindi, e ci dà tutti i punti che dobbiamo fare
Ci dice use of the scanner. Quindi devo trovare il punto 5, che non ho idea di dove sia. Il mondo è fatto benissimo perché ci sono tutta questa sorta di propaganda, ma anche qua vi fermate, guardate l'impiegato del mese, no, l'impiegato dell'anno, anzi. E quindi vabbè, andiamo avanti. Cerchiamo di capire dove bisogna andare, dov'è il punto 5, perché non lo trovo. Questa è la registration 4. Eccolo qua, punto 5 lì. Sì, mi sembra non bisogna andare avanti, ma bisogna andare al punto 5 dove ci farà imparare probabilmente qua dentro l'uso dello scanner. Andiamo a parlarci. Vedi un altro scienziato in divisa bianca come me, insomma. Vedete, tutte queste espressioni qui, bathed in the dim lamplight, sono cose che se andate su un traduttore di Google, ad esempio, e ve le traducete, vi aiutano ad apprendere cose nuove e pian piano imparate di più. Ovvio, dovete avere una conoscenza abbastanza pregressa dell'inglese per giocarlo. Io non ho problemi. L'unico problema che ho è avere la pazienza di mettermi lì e leggere e comprendere tutto. Che non è proprio rilassante, magari quando arrivate a casa stanchi la sera. Ecco, l'unica cosa, o magari qualche dialogo di sfuggita, voi siete abbastanza distratti, però, ripeto, per me potrebbe essere un ottimo campo per questo, per imparare a giocare e capire. Ovvio che se ci sono delle scritte particolarmente complesse e le saltate, skip, 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 non capite più niente, dovete avere la pazienza di mettervi lì e capire. Pian piano, il gioco vi dà tutto il tempo che volete. Bathed in the dim lamplight, bagnato, insomma, immerso dalla luminosità di questa lampadina, insomma, lo vedete così. È una descrizione inutile, però vi dà un po' di immersività. Sembra fluttuare sul pavimento del laboratorio. L'uomo si gira all'umore dei tuoi passi e sta tenendo una clipboard, una cartelletta e una penna. Il suo beige, shimmering, mi sfugge però, vabbè, dice Sebastian Van Holden. Please speak loudly, clearly, and to the point. Allora. The newcomer I was told about. Nice to meet you. Voglio. What does to expect the time? Per favore parla forte, chiaro. Devi essere il nuovo arrivato. Mi è stato detto di te. Piacere di conoscerti. Finito con questo inusuale benvenuto, ti offre la sua mano. The scientist puts the clipboard aside, Appoggia la raises his watch for a cartelletta, closer look, and sets alza the lo dial. sguardo e guarda l'ora. He shows you his watch dial. According to the rules of this briefing, Secondo I'm le to acknowledge regole my di questo comments. briefing, Therefore, I will do so very briefly to not devo interrupt parlare di un numero unfinished di audience argomenti. requests within regulations, of course. Ok, lo farò molto schematicamente, insomma, non interrompermi. Quando ho finito, io risponderò alle tue domande. Sebastian produces his handheld and clicks some buttons. I checked your scanner. It's Ho working, it's connected to controllato the il tuo minerva. scan, funziona ed è Taking a connesso scan al calls Minerva for a pause database. time. Ogni scan ti farà guadagnare dei punti The conoscenza. instructor watches L'istruttore your hands guarda, move, ok. listening, Stai and ascoltando? everything that might be Scansiona scientific tutto quello interest, che potrebbe essere control di anomalies, interesse scientifico. dangerous, Prima ensure di tutto le deployment of anomalie genetic possono essere acid. pericolose. He Assicurati places di a avere canvas dei pouch in your medikit con hand. te. This pouch is full of bolts. You can temporarily discharge an anomaly by throwing a bolt into it. It's primitive, but reliable. Ti mette in mano una sacca di tela? Ti metti in mano una sacca di tela, questa è piena di bulloni, puoi lanciare i bulloni, primitivo Van ma Holden utile. pushes a button on his Ok. stopwatch. So, my oral briefing fell within the allotted span of time. Any questions you want to Premi un ask me? bottone, ora il mio briefing parlato
Ok, dovevi chiedermi qualcosa? No, non voglio. Vabbè, gli chiedo che cos'è il Minerva Sebastian Database. snorts skeptically. Ah, oh, great. You're even ignorant of the basics. Sei ignorante anche nelle basi. Minerva è un mainframe localizzato al Magellan Base dove doveva andare. Dove doveva andare presto, infatti lo dice. By the way, vedete che io un pochino mi ho capito. Contengono ogni tipo di informazione sulla DOM, quindi su questa enorme cupola in cui andremo, e gli impiegati della compagnia. Ok, viene aggiornato costantemente. Ok, guarda il suo cronometro ancora. Posso fargli una serie di domande? Va bene, dai, andiamo a fare la prova. Stai per scendere di sotto e scansionare reliquie. Io monitorerò i tuoi progressi. Per favore, stai attento che ci sono anomalie radioattive nella Icozone. Ci sono alcune condizioni che sono alcune stesse condizioni che tu troverai nel campo, cioè quindi nella DOM. Le zone radioattive e le helix sono abbastanza comuni sotto la DOM. Estrae un barattolo di pillole gialle dalla sua tasca. Questi sono gli ARAD 3. Un momento. Mi ha dato degli ARAD 3? No, non ancora. Ha detto aspetta un momento. Ah, sta andando a prendere qualcosa. Cioè, che devo fare? Welcome under the dome, an amazing excursion to a world of new technology and Fatemi capire perché. Vabbè, dovrò entrare a sto punto. Decontamination to hand. Ah, ok, bello, 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 bello. Ok, si va. Ok, andiamo. Von Oldham gestures back at the Ecozone. You haven't completed scanning everything yet. Finish. Ah, devo finire il task prima. Che task devo fare? Che non ho mica capito io. Scusa. Master the use of scanner. Scansione una reliquia. Hai la scanning ability per realizzare una scansione, seleziona l'abilità. Ok. Praticamente per ogni scansione di successo riceverai punti conoscenza e i dati ottenuti saranno storati, stipati nel Keras con il tasto X. Il mondo sotto la DOM è pieno di strani e pericolosi fenomeni chiamati anomalie. Molti di loro possono infortunarti, ucciderti o irradiarti. Per determinare e temporaneamente disattivare le anomalie, usa l'abilità di lanciare i bulloni. Sto scansionando. Ho ottenuto delle cose. Provo l'abilità del bullone, ne ho 20, provo a lanciare il bullone lì e vediamo. Ok, lo lancio anche là. Spettacolo. No, sento i rad. Lancialo lì, lancialo. No, 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 fermati! Torna su, che magari abbiamo fatto. Allora, premo X e apro il data. Con tutte le informazioni che abbiamo raccolto, c'è tanto da leggere. Io credo che se gli sviluppatori non decideranno di tradurlo, e dovrà farlo qualche utente, qualche gruppo di traduzione, ci vorranno mesi se non anni, perché i testi sono Von tanti. Oldham gestures back at the. Initiate task first. Devo scansionare anche l'altro, allora. Scendiamo di là e scansioniamo anche l'altro. Ok, scan. Mi prendo la radiazione, c'è poco da fare, però scansiono intanto questo. Ok,
Ah, devo scansionare anche quella là. Mannaggia, devo tornare su. Mi piglio le radiazioni. Non c'è l'animazione del... Merda! Vabbè, ha scelto lui un pathfinding un po' così, però vabbè. Graficamente poi è davvero carino. Si può ruotare per la visuale. E tutto questo è... Prima è una sorta di enorme tutorial questo che ci spiega tutto. Dobbiamo ancora scansionare questo e poi la finiamo. E poi ci sarà la missione, ci verremo trasferiti. Da quello che ho capito si potranno anche guidare mezzi, perché una delle abilità che ho è quella di poter investire i nemici senza farmi male, senza distruggere il veicolo. Vediamo. Sebastian meets you on the platform. Your finishing time is within the acceptable range. Ok. Il tuo tempo di missione è stato abbastanza in una range abbastanza accettabile. Clicca sul cronometro e... ok. Aspetto e vedo cosa dice. Vedete qua ci sono queste scelte che potete fare solo se appartenete a una determinata cosa. Allora, la Blue Wing è quella degli ingegneri, gli scienziati quella bianca. La Silver non mi ricordo, mannaggia, l'Orange è quella degli ex carcerati, la Black invece è quella delle armi. Posso rispondere a questo? Non male, una domanda. Hai salvato numerose anomalie mentre scansionavi. Secondo te, che cosa... perché appaiono? Voglio sentire la tua opinione. E io da White, probabilmente l'Orange direbbe una cosa stupida, insomma. Formula un'ipotesi basata sul raggio dello scanner, l'onda, raggio, struttura dello scanner, insomma, The scientist assumes a superior expression, assume un'espressione 98 da or something superiore. like that. I see you understand nothing about the nature of anomalies. So let me add a couple of points. So che vieni con... Pensavo che avessi detto qualcosa del genere. E vedo che tu non capisci nulla della natura delle anomalie. He Così glances at lasciami the ship aggiungere in un paio blue di light, punti. neatly La cozy. verità è Truth che is, we don't non know sappiamo una precisely precisa what ragione they di questi are. fenomeni. They mean nothing, Attualmente no matter how much we try to sappiamo convince niente. ourselves otherwise. Non c'è modo di provare a convincere, non c'è Sebastian, modo di it's a provare a painful convincerci, insomma, non ne proposition. sappiamo niente. I Io personalmente personally credo che le believe the anomalie anomalies del are dumb DOM security siano measures. dei Once meccanismi di installed, sicurezza. relatively harmless. But there are different anomalies in Ci the sono desert, differenti anomalie anomalies nel that are deserto, unknown. fenomeni che giocano con la One mente holding umana. clasps his Io hand so che a te hands. non I interessa, know ma you te lo care, dirò lo stesso. Gli friends, scienziati oggi scientists sono today are quiet. richiesti Wonder workers who can heal cancer with a wave of their hand and per solve the scientific riddle curare of For some reason, malattie e nobody has to scoprire understand e that funding risolvere i the segreti science is always the dell'universo best bet for the durante il future, coffee break. because Per no alcune answer ragioni, here and now. nessuno vuole capire i fondamenti della scienza. È sempre un investimento produce. The Ok. White's gaze strays back to his clipboard. If Sì, something qua terrible vabbè, lo happens, sto you can facendo tell me and velocemente, then se no mi sarei messo lì a show tradurlo meglio, scientific però è intent mia no. volontà poi andare a That's all. approfondire. Wanna Se qualcosa di go? terribile succede sotto il dome un giorno, sono sicuro la scienza proteggerà nessuno. Insomma, non... Ah, abbastanza così. Va bene, abbiamo concluso anche questa parte, quindi tecnicamente dovremmo poter andare alla registration. Shooting range, quello è quanto. Questa è la registration, quindi credo che si debba andare da questa. Un'altra cosa, quando cliccate col destro potete andare a fare varie abilità, esaminare, energy shot e balle varie. Così come potete andare a scassinare delle porte usando i grimaldelli. Io su una porta non avevo l'abilità di aprirla. E c'era proprio scritto che non avevo l'abilità, però io ho cliccato lo stesso e mi ha fatto scegliere tra due tool. Io avevo un tool che era quello Simple Lockpick, e poi ne avevo uno che mi aveva dato una guardia per farmi imparare a scassinare, che era quello Ultra Mega Galattico, e nonostante non avessi l'abilità per scassinare, me l'ha fatto fare lo stesso. Questo è Registration. Dove devo andare adesso?
Questa è una torretta. Vediamo un po' se mi dice qualcosa. Ah, questo è il tools. Quindi questa è tutta la parte di crafting, dove possiamo andare a fare le varie ricette. Quindi il gioco è piuttosto profondo. Infatti vedete craft window, l'abbiamo aperta. Qua abbiamo la mappa. E niente, poi qua il menu di pausa per mettere in pausa il gioco. Con L apriamo l'elenco, quindi ora sappiamo cosa dobbiamo fare. Il corso è completo. Vai alla waiting area, dove il bus ti prenderà e ti porterà alla Magellan Station. Non so dov'è la waiting area, vediamo un attimo se lo trovo. Landing track 1, landing track 2. Ok, ora mi recherò alla bella. Questa mi ricorda un gioco in da tavolo, insomma, perché dovrebbe essere garage door. La waiting area potrebbe essere questa, non lo so, indagheremo. Questo era l'inizio di Encased. Abbiamo visto anche un piccolo combattimento, per quanto simulato, per quanto non assolutamente cattivo nei nostri confronti. Il gioco sembra davvero davvero intrigante, spero di ispirare magari anche qualche gruppo di traduzione. Questo è stato il video forse più particolare che io abbia fatto, perché c'era questo unboxing di questo press kit che nota un amore veramente eccezionale degli sviluppatori per questo titolo, creando una lore veramente molto bella, creando questi oggetti dal chili da mangiare come razione, alle varie cartoline di propaganda delle varie wing, insomma, passando poi per la bandiera della Kronos. Siamo comunque, ricapitolando, in un ambiente post guerra fredda, dove la storia è cambiata e appunto è stato scoperto questa DOM e sono state scoperte queste tecnologie avanzatissime che hanno cambiato la storia del mondo per sempre. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Encased e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!